Neve e gelo colpiscono a giorni alterni, acqua a singhiozzo per rotture di condotte marce o smottamenti che tranciano tubature ventennali e tutto sommato recenti. Scuole chiuse o addirittura tensioni nelle carceri, i disagi per l'assenza d'acqua sono purtroppo noti. Le soluzioni, al di là di pezzi all'emergenza, sono invece sconosciute. E mentre bisognerebbe accelerare, accade l'esatto contrario. La regione in queste ore chiede al Ministero una proroga rispetto alle scadenze. De Luca potrebbe affidare la convenzione per la gestione del servizio idrico ad alto calore per i prossimi 5 anni. Col Ministero è invece in corso una interlocuzione per avere più tempo. Non è chiaro a cosa serva, forse ai distretti di Napoli e Benevento, dove una società idrica non esiste neppure per poter procedere all'affidamento. Il distretto di Avellino, creato ad arte, sdoppiandolo da quello sannita, ad eccezione di una società in piano di rientro, per scongiurare il fallimento, avrebbe tutte le carte in regola. Cosa accadrà si vedrà nelle prossime 24 ore. Se De Luca affida il servizio, anche gli investimenti per rifare le reti arriveranno prima. Se De Luca si farà commissariare passando la palla al Ministero della Transizione Ecologica, è ancora più probabile che le sorti dell'alto calore dipendano solo ed esclusivamente dall'assemblea dei creditori, che a maggio dovrà dire sì o no al piano di rientro dai 150 milioni di euro di debiti. Ma De Luca potrebbe non attendere e agire, a meno che non abbiano pesato anche le ultime vicende giudiziarie nelle valutazioni complessive. Il rischio, senza un affidamento, è di veder scorrere milioni di euro del PNRR destinati al rifacimento delle reti verso altri lidi. L'Irpinia resterebbe a bocca asciutta e con molti rubinetti sempre più a secco.